Siamo qui ben ritrovati, ultimo appuntamento settimanale con ex cattedra, le pillole quotidiane legate al calcio Foggia 1920. Dunque è vigilia di un altro derby, domani alle 17.30 allo Jacopone va in onda un altro attesissimo Taranto-Foggia. Certo, non è un derby sentito come quello con il Bari, ma comunque ha una sua valenza perché saprete la tifoseria rossonera tiene molto anche alla sfida con gli ionici. Come ci arrivano le due squadre a questo appuntamento? Beh, diciamo decisamente meglio il Foggia, che sabato scorso ha sfiorato l'impresa contro la meritevole capolista del raggruppamento C, un successo che, come dire, è venuto meno soltanto a 4 minuti dalla conclusione del match, quando un po' tutti avevano incominciato a fare il palato a questa vittoria di prestigio. Ma resta la prestazione, che per un'ora è stata decisamente all'altezza della situazione, perché insomma i rossoneri hanno confermato di essere in crescita, soprattutto di essere una formazione che dopo un girone abbondante pare aver finalmente acquisito i sistemi del gioco di Zeman, di questo 4-3-3 che insomma dopo aver lasciato un attimino a desiderare sembra finalmente essere nella condizione in questa parte finale di stagione di regalare soddisfazioni al popolo rosso-nero. Il Taranto sta decisamente peggio, è reduce da una doppia sconfitta che ha fatto rumore, prima 1-0 in casa con la corazzata Catanzaro, quindi il pesantissimo 3-0 di Andria, che ripropone soprattutto un problema di fondo in casa ionica, quello vale a dire della difficoltà a trovare la via della rete. Eppure lì davanti insomma la formazione ionica può fare affidamento su due giocatori come Saraniti e Giovinco, insomma, che non sono gli ultimi arrivati nel campionato di Serie C e che insieme finora hanno messo insieme 16 gol. Però nelle ultime giornate sta emergendo questa idiosincrasia con il gol, e questo preoccupa molto il club ionico, che chiama a raccolta i suoi tifosi per la gara di domani proprio per far sentire il calore attorno alla squadra in un momento decisivo della stagione, perché il Taranto adesso si ritrova a 2 punti dalla zona che scotta dopo essere stato per lunghi tratti nel girone di andata il Lizza per un posto playoff. Sono due squadre però insomma che hanno problemi ancora notevoli di formazione da risolvere, quindi non è solo il Foggia che pagherà dazio in questo derby, perché anche il Taranto insomma ha l'infermeria affollata, e per il tecnico la terza insomma le scelte non saranno molto semplici. Sarà 4-3-3 contro 4-3-3, vedremo le due squadre come si affronteranno a specchio. Difficilmente sarà una partita come quella dell'andata, perché il Taranto non è più la formazione brillante e sbarazzina appunto della prima parte della stagione, mentre di qua c'è un Foggia finalmente più organizzato che proverà lo Jacopone a portare a casa l'intera posta in palio. Gara tutt'altro che semplice. L'ultima volta, il 6 febbraio del 2020, allo Jacopone, era campionato di Serie D, vinse il Foggia 1-0 con un gol dell'ex Ol Ousani. Dopo un mese poi arrivò la pandemia che bloccò tutto il campionato, e campionato che però poi per il Foggia ebbe un epilogo positivo, perché i rossoneri, come ricorderete, anche se attraverso il tribunale un processo sportivo, riuscì ad ottenere la promozione in Serie C. Ma questa evidentemente è tutta un'altra storia. Buon weekend, ci vediamo lunedì, ciao, grazie.